La leggenda dice che in questo castello ci sia il fantasma di un bambino. Allora, a me sta venendo solo un po' di mal di testa. Sì? Brillato. Brillato? Ha brillato? No, non era un ombrello, stava sentito una voce parlare. Ah, sì? Pensavo che fossi io, Infatti mi ha chiesto di ripetere. Qualcosa quando io ho Sì, l'ho visto anch'io. Vediamo le stesse cose io e te. Però non so se era un orso o un animale. girava a spirale, Sì, sì. sembra che si sia piantato qua. Ah! Eccolo, bravissimo. Bene. Molto bene, si è confiscato qua. Che spavento caduto. Puoi provare di nuovo a passare lì vicino? Puoi provare? Cazzo! Pelle d'oca! Ragazzi, guardate la mia pelle d'oca! No, e tu eri fermo comunque. Ragazzi, ha suonato. È caduto anche il treppiedi e quindi qualcosa c'è. Bene. Ciao amici! Ciao! Ciao! Ciao, benvenuti sul nostro canale e bentornati per chi ci conosce già. Oggi siamo al castello di Costigliole, grazie a una nostra amica Urbex Arpanauta. E ci ha voluto portare in questo castello particolare e a breve vi spiegheremo perché è particolare. E adesso lasciamo voce alla nostra amica che ci racconta la storia di questo castello. Buongiorno ragazzi, mi chiamo Edi, sono amante dell'Urbex e siamo sotto le mura del castello Reinaudi. Questo castello in questo momento è in completo abbandono. Hanno cercato di ripristinarlo, ma le cose sono andate invano. La leggenda dice che in questo castello ci sia il fantasma di un bambino, di figlio di servitù, nato nel 1600 all'incirca, e preso dalla fame, dalla disperazione, un giorno decise di andare nelle cantine e andare a rubare del pane, semplicemente del pane. Ma lui, fuggendo, cadde dalle scale Poverino. e morì. E a tuttora si dice che in questo castello si aggiri questo piccolo bambino, e adesso con i miei amici dell'ARPA, che sono fantastici, Grazie carina, anche tu sei fantastica. oggi andremo alla ricerca di questo splendido bambino misterioso che si aggira tra queste mura. Speriamo di trovare Qualche riscontro. qualche riscontro, bravissima, Vediamo, e ne vediamo. saremo molto Siamo curiose e felici. siamo eccitati. Mi Perfetto. raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per i prossimi contenuti e se vi è piaciuto il video, mi raccomando, il like. Ciao! Ciao, ciao. Sigla! Allora ragazzi, siamo entrati nella parte dei sotterranei e quindi adesso proviamo a vedere un attimino. Volevo vedere qua cosa c'era. È proprio classico castello. Sì, il classico castello proprio di quelli vecchi. Sì. Allora, è Molto un insetto suggestivo. quello che è passato. Ah, vi presento Mario, Ciao è ragazzi, timido. sono un po' timidone, ma ciao ciao. Ok, quindi saremo
in compagnia di Edi e Mario. Anche Edi ha il suo K2, noi abbiamo il nostro e anche l'RF. Stiamo scendendo giù nelle cantine, dove presumibilmente il bambino... Ah, è questa la zona? Ecco. Sì, dovrebbe essere questa la zona. Dove è stato... Sì, c'è un bruttissimo ragno. Mamma mia, ragazzi. Non so se l'umidità o che era, che sono tipo i... Forse perché stavi raccontando la storia. È venuta un'ondata di... Sì. Guardate lì che roba. Quello è Spider-Man. Sì, sì. Ah, sì, vabbè. Un ragno strano, guarda che sì. Tende lunghe. Sono degli insetti che vabbè. Stanno... sottoterra. Ti ricordi quando avevamo visto quel... Ho capito quale stai dicendo. Quel video dove c'erano questi insetti, che loro erano andati nelle caverne. Probabilmente gli dà fastidio anche la luce. L'umidità. Comunque, proviamo a fare qualche domanda qua e sì. Vedere se magari c'è qualcuno qui che vuole o può comunicare con noi. C'è qualcuno qui che vuole o può comunicare con noi? No, voglio addrizzare. Perché qui è dove praticamente il bambino è stato, cioè sì. Qui è dove lui è morto, oppure dovrebbe essere morto. Morto qua in questo punto. Cadendo da qua. Queste scale. Ok. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? C'è per caso il fantasma di un bambino qui? Non avere paura, vogliamo solo comunicare con te. Tu hai acceso lo zoom? Lo accendo. Ok, così vediamo se lascio magari... Perché se questo è il luogo dove è successo tutto. C'è qualcuno qui? Vuoi provare ad avvicinarti a noi? Mi sono sentita sfiorare il braccio. Vuoi provare ad avvicinarti a noi? Io sento dei rumori, sentite dei colpettini? Sì, dei colpi li sento. Sì, dei colpi li sento. Avete sentito anche voi? Sopra in alto. Sì, in su. Che sia... Sopra. Che provengano da sopra.
Di nuovo? Di nuovo? Di nuovo? Di nuovo? Di nuovo? Sì, adesso l'ho sentito anche io. Come se qualcuno stesse battendo sul muro. Sì. Puoi provare a fare questo rumore qua? No, troppo. Puoi provare a fare questo rumore qua? Così noi capiamo. Sì, sì. Un ambiente un po' claustrofobico. Forse ha portato a può darsi anche quello. Questa chiusura che ho preso, improvvisa. Su, forza. Vicini della porta accanto, no? Si chiamano i nostri vicini della porta accanto. Sicuramente ci staranno vedendo, ascoltando, ma sicuro. Hanno come giustamente le loro paure come le abbiamo noi. Io sono dell'idea che per fare queste cose va portato molto rispetto. Certo, noi abbiamo la stessa filosofia. Esatto. Adoro gli ARPA proprio per quello. Carina. noi rispettiamo sempre chi c'è dall'altra parte, quindi... Sì. Poi la maggior parte delle persone o delle entità che sono di là sono... gente comune, no? Spesso e volentieri si parla sempre di demoni, ma ragazzi, demoni non vengono evocati così facilmente e non girano così facilmente, quindi assolutamente rispetto. Sono anch'io di questa idea. Poi noi demoni li associamo sempre, vuoi un po' per i film, per le religioni, non sappiamo nemmeno bene come sono fatti. Sì, infatti. Che tipo di entità sono, quindi... È vero. Ci lasciamo condizionare anche da queste cose. Infatti. Ma proviamo a spostarci. Ecco, qui si sale. Cioè nella zona... andiamo verso la zona abitativa. Ok. Come vedete hanno tentato di restaurarlo, però alla fine è rimasto. Ma è rimasto tutto fermo, tutto incompiuto. Ecco, qui c'è un'altra cantina. Ah. Qui c'è un'altra cantina. Proviamo ad andare? Proviamo ad andarci. Visto che non sappiamo di preciso quale sia il posto esatto dove questo bambino. Cos'è quella roba lì? È caduto. No, sono cacche di topi. Sì. Escrementi di topo. Sì, era un'apertura, non so che cosa servisse queste. Secondo me è buttare giù la roba. Okay. Può essere che magari arrivassero delle cose pesanti e le buttavano direttamente giù da qua e poi le portavano per non farsi tutto il giro. Sì, magari lungo, visto che siamo sulle colline. Una volta si coltivava molto coltivazione di vigneti. No. Hai sentito qualcosa, Mario? Mario, hai sentito qualcosa? Allora, proviamo a fare un po' di silenzio, così vediamo se... Thank you.
Allora, lì devo capire se è stato un insetto che è passato un orbs. L'hai visto anche tu? Brava, sì, l'ho visto con la coda dell'occhio che mi ha attraversato. Sì, sì, ti è venuto vicino e ti è andata sopra, vicino alla testa. Ah, ok, allora, ma non sono riuscita a capire, mi sembrava un orbs. Anch'io. L'ho visto con la coda dell'occhio, sì, sì. E infatti ora sono vedremo. Rimasta immobile e perplessa in questo vediamo momento. Se magari si avvicina di nuovo. Sì. Volete provare a venire qui? Sì. Si scende ancora un pochino. L'ho visto l'occhio nudo. Pensa, cioè, quindi vai pure. Ok. C'è qualcuno qui? Sei tu? Ha fatto tac tac. No, ma forse ero io che ho fatto un movimento con lo zaino. Non so, sempre dei rumori piccoli, piccoli. Piano piano. Sì. Piano piano. Piano 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 piccoli piccoli piano piano. Sì, adesso ho sentito un chio tac, però sì, sì. Sono qui ogni tanto, sono doppi, tripli, ma non è che magari sono i topini. Può darsi che possono essere, so. I topini, so. I topini. I topini. Proviamo a scendere più giù. Ma qui non c'è niente. Meglio, però c'era qualcosa in un'altra. Ah, è finita lì, sì. Sì, molto probabilmente lì c'erano. Ah, ecco, siamo... c'era un passaggio che collegava i tre castelli, quello di Malta. Ah, si ecco. Dice, questo è vero, comunque. C'erano dei tunnel sotterranei che collegavano il castello di Costigliole, Malta e Saluzzo. Ah, ecco. All'epoca delle battaglie. I re e i conti, i marchesi, si spostavano addirittura attraverso questi sotterranei, e non erano piccolini, perché a quanto pare ci passavano addirittura le carrozze. Pensa. E sono stati trovati dei pezzi di sotterranei, ma la maggior parte sono crollati tutti ormai. Ovvio. E comunque avevano degli ingressi, ogni castello aveva il suo ingresso ed erano tutti e tre comunicanti. Ecco. Una cosa molto curiosa. Una cosa che però a Torino, posti. Nel Piemonte, si replica spesso, sì. Questi sotterranei che uniscono tra castelli, anche case nobiliari. Cioè. Esatto, sì. Se non mi sbaglio, anche Villa Conchiglia, Villa Capriglio. Ma c'era anche quell'altra, esatto. Piazza della Gran Madre sotto. Anche al tempio di San Sebastiano avevano detto che c'era un passaggio che andava non so dove, sotto. Anche se vai al museo di Pietro Micca. Sì, lì Torino è famosa, Torino sotterranea per quello. Boh, proviamo a spostarci nuovamente. Questo era che meraviglia. L'ingresso che bello. Che bello. Del castello. Bellissimo. Qui c'è il salone. La rappresentanza. Dove sono rimasti ancora? Ma tu sai quando è stato abbandonato questo castello? Penso... Guardate che meraviglia, ragazzi. Penso una cinquantina d'anni fa. Ok. Che meraviglia.
Sì. Sì, probabilmente non è quello originale. Esatto, è quello originale. Sì. In un limbo, questo è il limbo. Sento delle voci. Ma è l'altro ristorante che c'è. Ok ragazzi, allora c'è un ristorante qua vicino, quindi se sentiamo qualche voce da fuori è dovuto a quello. C'è qualcuno qui? Amore. A me prima ha brillato, solo che non so il tuo K2, se fa dei movimenti sì, sbatte, però adesso io sto facendo così e non sta sbattendo. Cioè io quando l'ho preso dalla tasca mi è arrivato all'arancione. Allora quindi, penso che l'entità stia prendendo decisamente confidenza. Eh sì, c'è qualcuno qui? No, tipo? No. Stavamo parlando. C'è qualcuno qui? Non riesco a capire se ho sentito qualcosa del ristorante di là. Perché adesso ho visto, però è giù. È giù di là, quindi ti sembrava più vicina la voce. Sì. Poi non è, sai, cioè puoi sentire musica, baccano. Certo. Mi sembrava proprio un lamento. Puoi provare a fare di nuovo questo, il lamento che hai fatto prima? Puoi provare a farti risentire? Io penso comunque che la leggenda del bambino esista, sì. Un filo di verità ci possa essere. Certo. La mia sensazione penso che siano entità legate ai conti che hanno vissuto in questo bellissimo castello, di cui tombe sono state profanate e quindi qualcosa di arrabbiato probabilmente si aggira ancora adesso. Tra l'altro appunto quello che volevamo fare dopo aver visitato il castello è andare alla chiesa di famiglia e lì dopo vi faremo raccontare una storia molto particolare da Edi proprio inerente alla chiesetta, che vale proprio la pena di essere visitata, quindi dopo ci sarà anche questa piccola escursione da un'altra parte. Adesso continuiamo con il castello. Comunque questa chiesetta, essendo una chiesa di famiglia, sono stati sepolti tutti quanti lì dentro, certo. E anime in pene secondo me sono più loro. Adesso proviamo a vedere, ma se... si può anche salire qua? Certo, okay. Certo. Adesso magari proviamo ancora a spostarci, allora qua vi faccio vedere. Ci sono altri due piani. Gli affreschi sono bellissimi, cioè... Sì. Sì. Qua c'è una pezza della stufa. Sì, infatti lo notavo prima di là. Queste erano stufe in ceramica. Sì. Queste erano distrutte, però. C'è qualcuno dei conti di questo castello che vuole comunicare, che vuole dirci qualcosa? Questo era uno dei tanti salottini. Ho sentito una voce che faceva "Oh!" Ho sentito una voce che faceva "Oh!" Hai sentito qualcosa? Però non so se veniva da fuori. No, aspetta un po'. Però forse di là sono limitati. No, magari sì, sarà venuto da fuori. Tipo bambini. Come stanno vicino? Sì, sono molto vicini al ristorante qua. Faccio una piccola scaletta che porta
su. Ma okay, facciamo la scala principale. Sì, sì, mi sono andata a vedere. Ecco qua. E adesso saliamo. Ok, andiamo al piano superiore. Bene. RF niente. Maggiore, ma anche il K2 è abbastanza. Quella famosa scrivania bruciata. Sembra. Mi sono fatto qualcosa. Beh, guarda anche questo. Sì. Questo è qualcosa. Il disegno è inquietante. Non so il significato. Beh, incappucciata, sicuramente è come se avesse una clamide addosso. La rosa, la croce. Piange, boh, non lo so, mi. Carità, potrebbe essere anche la Vergine Maria, eh? Sì. Se qualcuno sapesse il significato, al limite, può scrivermi per saperne qualcosina di più. C'è una vista. Sento odore di caffè. Tu non lo senti? Sì. Lo senti anche tu? Strano che arrivi fin qua su un odore di caffè. Sentivo prima sotto l'odore di bruciato, come abbiamo sentito prima. Bruciato, bruciato, plastica bruciata. Ma sì, qua era dove eravamo sotto prima. Dai. Bellissimo sto posto, quindi. Sì, molto bello. E poi è che non, cioè, veramente sembra tranquillissimo. Non sentiamo nulla di particolare. Ora. Allora, a me sta venendo solo un po' di mal di testa. Sì? Brillato. Brillato? Sì. Ha brillato? Mi ha brillato adesso mentre stavo ritirando la bottiglietta dell'acqua. C'è qualcuno qui? Mi ha dato una sbrillata fino al verde e poi basta. Non penso che fosse la batteria perché l'ho appena girato così. Eh, ma sì, perché solitamente, cioè, deve fare un movimento proprio tanto, vedi, anche se faccio, devo fare un movimento molto, sì, forte. Il mio manco così, manco forte, non lo so. Però l'ho detto quando io ho detto mi è venuto, sta venendo mal di testa, ha brillato. Mi è parso di vedere passare qualcosa qua così, basso. Allora, anch'io, ma l'ho vista vicino al mio occhio in realtà, non stavo guardando la telecamera. Allora, qui c'è qualcuno. C'è qualcuno qui che mi state facendo venire mal di testa? Cioè, mi sento tranquilla, però in realtà sto mal di testa che mi sta venendo è strano. Sì. È come quella sensazione di ansia che avevo io sotto nella cantina che ho dovuto uscire. Lì e non so, avevo una sensazione di malessere. Disagio, malessere. Sì, sì, era. Adesso qui no, qui. C'è qualcuno qui? Vuoi provare a fare qualche rumore? Si ha un po' la percezione che ci sia qualcuno che ci segue, che ci stia osservando, quello sì. Ma allora, io quello che sento è, mi sento molto tranquilla, però ho una sensazione di pesantezza alla testa. E dubito che sia il caldo, perché comunque qua è un posto piuttosto fresco. Abbiamo l'energia. Però non dovete prendere l'energia da me, prendetela dagli strumenti. Sì, lasciateci stare. No? Queste sono voci che vengono da fuori. Ma sì, sono sempre il microfono. Ci sarei ancora? Thank you.
Sì. Stavano sempre pianti. Sì. Vicino di sotto e le camere da lì. È sopra. Guarda qua, amor, che ci sono ancora i pavimenti originali. C'è qualcuno qui? Hanno in quel modo deturpato il loro castello. Questi invece sono ancora poi sono ancora originali, sì. Originali. Questa è la camera della salita. Poi qualche affresco avevano anche loro. Sì. Tutto sommato avevano le camere belle grandi, poi magari ci vi stavano anche in tanti. Sì, magari in questa stanza qua dormivano chissà quante persone. Fa attenzione, Ma questo è. E da qui avevano un bel controllo. Sì. Vedevano tutto. Quello castello di Casco. No, sono proprio tanto timidi. Sì. Anche due volte che hanno dato quel piccolo segnale. No, non erano loro stavano andando di là. Sentito una voce parlare. Ah, sì? Pensavo che fossi io, perché l'ho fatto. Infatti mi ho chiesto di ripetere. Qui. Proviamo a fare un po' di silenzio, vediamo. Un minuto fa. Ma davvero, Proviamo a fare un po' di silenzio. Infatti sono rimasto male. Ho chiesto a Rino, cos'è che dicevi? No, io non ho parlato. Ma tipo una voce femminile o maschile? Maschile. Maschile? Maschile ha detto due o tre parole, ma non ho capito cosa. Proviamo a fare un po' di silenzio, vediamo. Puoi provare a farti risentire? Fischio. Ho sentito un fischio. Fischio? Sì. Fischio di là. Ho sentito un fischio. Fischio? Sì. Fischio di là. Sì, forte, hai sentito la cagione? Sì, tipo, esatto. Adesso chi è? No, io non sono stato. Io. Ah, ok. Menghia. Sì, ho ripetuto lo stesso suono. E allora, vedi qualche strumento di là. Quello è normale, te la leggi. Sì, no, sì. Quando poi picchi, vedi così, ecco. Perché rileva... dei suoni. Di suono. Sì, adesso sto parlando io e magari se vai in picco rileva, ma adesso c'è anche il vento, quindi magari il vento può sbattere sulla capsula microfonica. Ok. Vediamo un po' di... Proviamo di nuovo a far silenzio, vediamo. Puoi provare di nuovo a farti risentire?
Puoi fare un'altra volta il fischio di prima? Puoi provare di nuovo a farti sentire? Puoi fare anche un rumore, o puoi provare a toccarci. È andato il Lars? Guarda. Madonna mia. Aspetta che rimango qua. Ma c'è un bel momento che fa così, eh? Sì. Puoi provare di nuovo? Com'è possibile che vada in picco se nessuno... Non c'è neanche vento adesso. Ma poi ci sono io davanti, quindi... Poi non ti ho chiesto se era normale. Puoi provare a lasciarci il tuo nome? Ho sentito, eri tu? Ok. Interessante, ma anche la voce l'ha sentito male. Ma io peccato. La faccia, io mi sono girato la faccia. Sì, ho capito che. Quando ti ho chiesto ripetere, no, però non ho capito. Lui guardava, era affacciato lì, io guardavo il paesaggio di qua, sento tre parole, faccio a Rino. Cos'è che dici che non ho capito? Non guarda, io non ho parlato. Io ero qua. Più o meno lì da te. Non lo so. Puoi provare a parlare di nuovo? Non si è capito cosa mi diceva. Cioè di... Una voce di uomo. Adulto, no? Un adulto. Adulto, adulto. Per quello che ho chiesto a te. Sì. Adesso ho sentito... Ah, forse hai tutto il piede. Io okay. Sono messo il piede. Sì, in sì, ok. Non so come mai. Però il fischio... Il fischio siamo sentito tutti qua. Così. Però è da quella parte. Sì, da quella parte lì. Sì. Dobbiamo vedere. Però il fischio mi darei più al vento. No, il vento piuttosto fa. È un fischio diverso. Un fischio l'abbiamo sentito io quel castello lì dei nazisti. Sì. Sì, ma mi sembrava addirittura sul collo della bottiglia. Così. Ha fatto quello delle morte, cioè. Puoi provare a farti sentire? Ho visto qualcosa quando Rino ha bruciato. Sì, l'ho visto anch'io. Vediamo le stesse cose io e te. Però non so se era un orso o un animale. Girava a spirale. Sì, sì. Perché si è piantato qua. Grazie, ragazzi. Ah!